Ciao a tutti, sono Giacomo Malavolta, pittore del quinto stile e oggi vi voglio fare una breve lezione sull'amore. Allora, oggi ci sono tante persone che si innamorano, no? Però l'amore viene inteso come una cosa strana, perché non tutti riescono a capirla allo stesso modo. Allora, adesso facciamo qualche esempio, ad esempio. Adesso prendiamo qualche frase d'amore che dicono i contadini alle contadine. Che ci sta più il rapporto tra i contadini e le contadine. Lo contadino gli fa: amò, tu per me sei una cosa grossa. Allora la contadina tutta contenta. Allora il contadino gli fa: amò, quando ti so visto per la prima volta, lo cuore ma c'è stato da batte. Oddio, è morto questo! E allora non si può. Oppure un'altra frase d'amore dei contadini: amò, quando te vedo, lo cuore mi batte come la porta dello stallito degli porci quando ti rovendo. Ma un batte è proprio... Ecco, questo qui è l'amore fra i contadini, molto terra terra. Poi invece c'è l'amore fra le persone di città. Le persone di città si mandano i messaggi. Tu. Quello gli risponde: anche io. Quello si fa: perché? Perché? Allora quella gli fa: non si capisce, cioè, tutte le vibrazioni in totale. Il dialogo era: ti amo, anche io, ti vuoi mettere con me? Sì. E per quanto tempo che pensi che noi potremmo stare insieme? Per una vita. Ci potremmo anche sposare? Può essere. Questo è il dialogo. Poi c'è il dialogo fra le persone invece normali, che gli fa: amore, io ti amo. Però logicamente anche le persone normali fa le gaffe. Amore, tu per me sei come il sole. Questi qui sposati molto felicemente da 20 anni, con questa frase sono separati, perché la moglie l'ha intesa come: ah, non mi puoi vedere? A posto, vado via. E questi si sono separati, allora non si può. Allora, adesso vi farò vedere una cosa. Vi testerò una cosa, cioè che l'amore non c'è solo fra le persone, ma ci può essere anche fra le cose. Tipo una giuggiola con giuggiolo, un'albicocca con albicocco, una pesca con pesco. Ad esempio, qui c'è il mio assistente, non ci voglia di nome, di fare niente, di cognome. E qui troviamo Maria di Nazareth. E queste due statuette si amano la follia, però adesso logicamente sono in una situazione abbastanza con una certa discrezione e quindi non possono far vedere alcun atto d'amore. Comunque, ecco, l'amore può essere inteso come un rapporto, ad esempio un rapporto passionale, come ad esempio lo callo, quando l'estate c'è lo callo, quello là viene inteso come amore. L'amore può essere una cosa piacevole, tipo, non lo so, tipo magna un panino con la Nutella. Oppure può essere anche una cosa che uno fa senza voglia, cioè ti sta tanti che fa l'amore senza voglia. Comunque, per altre spiegazioni sull'amore mi potete contattare sempre sul mio sito www.amore.love.it.com. Punto tante altre cose, però non ve le sto a dire perché dopo ci sta poco tempo. Comunque io vi saluto, ciao a tutti.